Welcome back. Eccoci qua. Sono andato un po' avanti, un po' di giorni. Siamo arrivati al giorno 17. Ho delle cornine che ho preso da un lama gigante che spona se uccidi un po' di lama. Poi lo vediamo, il lama del cotone. Ho aggiunto un po' di cose dentro casa che ho rimediato. Questi sono inizialmente dei pezzetti che avevamo preso minando e poi si possono ricomporre giù al laboratorio e danno dei bonus, vita, attacco, eccetera, eccetera. Ovviamente sono andato avanti coi giorni perché il farm è semplicemente noioso e non c'è gusto a seguire delle puntate in cui c'è solo farm e basta. Finalmente piove, non aveva mai piovuto prima. Ok, quindi gli ombrelli possono. Aiuto! Possono avere un significato. E li posso craftare, tra l'altro. Allora. Vediamo. Ho aggiunto anche questi plot. No, quasi pronte. Il cotone è quasi fatto. Bene, bene. Oggi è la giornata del ponte. Ho farmato un sacco per craftare tutti i pezzi del ponte, ci è voluto un po'. E oggi finalmente possiamo piazzare il ponte. Proprio lì, che è, immagino, la missione principale. Per andare avanti con la storia, che ha un finale. Guarda lì il cappellino, te lo puoi mettere il cappellino così. Hai capito? Place. Bene, prima di esplorare passiamo un attimo dall'uomo Antoine a farci dare la nostra ricompensa. Comunque sono questi lama, se ne ammazzano abbastanza esce un lama gigante con gli occhiali da sole. E poi è un peccato perché uccidere i mostriciattoli di sto gioco che sono così carini e pucciosetti prende quasi a male, però vabbè, bisogna farlo perché servono dei materiali, per cui. Andiamo da Antoine. Ah, tra l'altro ho scoperto un'altra cosa incredibile. Che cammini sull'acqua. Sei Gesù in realtà. Quindi diciamo che dov'è Antoine? Eccolo Antoine. Che excellent work, ecco il tuo payment. Oh, 1.800, ma che stiamo a scherzare? Ah, aspetta, le missioni. Dicevo, per questa serie. Li skippiamo un pochino i giorni, non ve li metto tutti quanti nella serie perché non ha senso, se no state lì a vedere che farmo H24, c'è molto farm. Due stone table non li so fare. Questo che vuole? 8 charcoal, non so come si fa. 3 copper wire, ecco, copper wire mi pare si possa. Sì, credo di sì. Ma lo mettiamo a fare il copper wire. E adesso andiamo a esplorare dall'altro lato. Yes. La mappa è veramente grande, tra l'altro. Ci vuole parecchio anche per viaggiare solamente nella parte iniziale, che è questa qui, che ha già parecchia roba. Allora, i copper wire ci servono. Il wire si faceva qua, no? Copper wire craft. 3. Ah, perché servono le copper bark. Ah no, no, fai un po' di copper bar adesso. Fuel debilitante. Ah. Fanne tanto, via. Riesci. Servono più fornaci, mi sa, bisogna mettere a posto il tin. E andiamo a vedere oltre il ponte cosa c'è. Peccato che piova. Sono stati soleggiati tutti i giorni precedenti, adesso piove e fa proprio schifissimo. Ci colpirà un fulmine probabilmente. Quindi vediamo un po'. Adesso abbiamo sbloccato tutta quest'isola enorme. Tra l'altro lì il porticciolo non l'ho ancora esplorato. Ah, se vedete ho anche una sciarpetta. La sciarpetta l'ho presa dai.
si chiamano, dai Ladybug, Resina, i Ladybug che si... vediamo un po'. Ah, shit. I Ladybug che sono quei... quei cosini, gli Snail Bob, sono dei mob nuovi. Sarebbero i Coccinellos. Cos'è qua? Cos'è qua? Come si fa a entrare qua dentro? C'è pure un tesaurio lì sopra. Adesso lo andiamo subito a prendere. Se capisco come si sale. Sai che non si può proprio. Invece, fermi tutti. Eccolo. Easy. Bam. Crystal Necklace. Che dà un attack plus 6. Via il defense. Andiamo con l'attacco. Con la nina nuova. Ah no, le Snail Bob l'avevo già fatte invece. Questi, vabbè, sono dei ricci. Simpaticissimi. Molto molto simpatici i ricci. Beh, vabbè, non è che abbiamo sbloccato chissà che zona gigante, eh? Vediamo se di qua c'è qualcosina. Ma mi sa che è solo questo isolotto fetente mini. Là c'è il deserto. Però è piena di snails e di crab. C'è uno spot per pescare. Però non ho una fishing rod. Ancora. La devo fare da mille mesi. Devo fare la fishing rod. Non so se... non credo. Se puoi piazzare ponti come ti pare, ma dubito. Ah, l'aroma apple. Queste sono rare. Solo Meat droppano sti cosi, no, no, dropperanno qualcosa di decente. Meat e Goals. Solo Meat e Goals. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Minchia, l'ho crittato, l'ho distrutto questo. Eh no. Niente, solo Meat e coso, vabbè. Che non è male comunque fare qualche gold in più, però. Ma aspettavo qualcosa di meglio. Vorrei scoprire. Cos'è sta roba tra l'altro? Ah, coriander. Questa è roba nuova pure. Coriander. Questo lo lootiamo tutto, il coriander. E poi andiamo a sgamare. Spia dell'impero Dovus. È solamente un costruttore. Questo è sospetto. Come faccio ad aprire questo posto? Mi daranno una missione, immagino. Ember Island. Vabbè, quindi bisogna farmare soldini e fare un upgrade al workbench, credo, per potenziare gli strumenti e poter poi prendere il metallo da quei nodi speciali che ci sono in giro. Non è che manchi chissà quanto soldo. Occhio, fa manovra tua, mi pigli sotto. Vai pianino. Quindi facciamo un po' di mobs. Questi vanno bene, che sono easy. Ma pure un bel pacco di exp, guarda lì. Se ne segui abbastanza, poi ne spona uno mega strong che si chiama qualcuno, mi ricordo. Combattimento assolutamente avvincente. Ah, che invece dell'ombrellino ha il palloncino, ecco, sì. E si chiama per l'appunto tipo riccio palloncino.
capito. L'Abruzzo. Eccolo. Ai, fa malissimo. Ma ha distrutto. Bastardo. Maledizione. Non doveva andare così. Maledizione. Ma ha distrutto. Cacchio. Vediamo se riesco a ucciderlo prima che recca tutta la vita. Questa Roma Apple stavo vedendo che serviva per fare delle cose particolari. E mi viene da pensare che siano piuttosto rare, visto che stava dentro la cestina. Ma vediamo. Un po' di ciccia. Quanto ce ne abbiamo a pacchi? Oh. Oh. Pure aggro questo è l'unico, il primo mob aggro che becco nel giro. Minchia, Dark Souls go. Dark Souls mode on. I doggerini. Non è che droppino granché a parte le spines. Tra l'altro le spines quanto valgono se le vendiamo? 2 gold, non le valgono mica. Era meglio se facevo la legna, mi sa. Ce le teniamo le spadenze. Stiga di venderle, valgono talmente poco che conviene usarle per futuri progetti. Poi mi pare che servano per gli ombrelli. Schivate. Vabbè, 27 energy, questi non respawnano, possiamo pure andarcene a lettino intanto e fare i copper wire per la nostra mission. Anzi, prima vi faccio spawnare il lama assassino. Un level up, buono. Adesso dovrebbe spawnare il mega lama in teoria. Cos'è sta cosa che mi ha dato del livello? Sembrava che ci fossero tipo delle stat in più. Tra l'altro mi ha respeccato il PG a buffo, non so per quale motivo. Ok, The Farmer. Ah, devo harvestare, ma avevano dato la missione da farmer. Vai, facci spawnare il mega lama. Su. Sennò voi mi date del bugiardo, giustamente. Ah, sei un cazzaro, non è vero, eccolo qua. E le cornine che ho io le ho lootate da questo, dal cotton lama gigante. Adesso non ho abbastanza energia per riuscire a menarlo. Un lama gigante che droppa materiali tessili. Cioè, non ci sto più dentro con la gola sti giorni, purtroppo. Infatti non ho registrato perché sono stato moribondissimo per un paio di giorni. Ok, loots, vai, copper bar qua dentro. Bam. Poi copper paoli presi, però mi sa che è tardi, beh sì, è mezzanotte. Come si fa ad arvestare? No, non sono pronti questi. Perché?
perché sono rosa? Ah, perché non c'hanno il coso. Vabbè, però non mi bastava. Andiamo a dormire in quel di Bresaola. Yes, go to sleep con le cornine. E poi andiamo prima a posare la roba, poi a completare le quests. Di là il codone dovrebbe essere pronto in teoria. Vediamo un po'. Vaffanculo però. Manca poco, è più lento perché manca una cosa, la roba. Allora, ho valutato questi. Il copperware me lo tengo. Qui c'ho il loot degli animali che è bam. Seaweed, questa non lo so. Può essere che me l'abbiano droppata gli animali. Ma la fiber cloth mi sa che la mettevo dall'altro lato. La popò, questi no. Non mi ricordo più. Qua c'è il cibo. Qua c'è il cibo, ci mettiamo la ciccia. E anche la cosa speciale. Questo in realtà lo posso pure vendere. Me lo vendo, via. Ah, pure questo è cibo. E queste infatti le tenevo di qua, insieme ai cosi. E possiamo pure andare. An important announcement stasera. Fireside, ok. Alle 19 un annuncio importante. Oh, una nuova Abandoned Ruin, quindi delle rovine abbandonate nuove. It's located atop the hill at the north end of the town, beyond the Seal Course Building. Ok, quindi c'è una nuova rovina, andiamo a visitare quella. Yes. Guarda che ho trovato lì sopra, un tesaurio. Come ci si arriva? Non lo so. Ah no, aspetta. Eccola, no, vabbè, lontanissima quella missione da consegnare, maledizione, stavamo già qui, cacchio, però me la voglio levare dalle palle. Beh, che è super presto, quindi scialla, però. Poi bisogna andare alle nuove rovines. Quindi visitiamo le rovine e poi si va per uppare il work table per fare i Piccozza e accettina nuova, che tra l'altro, se vi ricordate dalle puntate precedenti, le ho già migliorate, però vanno migliorate nuovamente. Ma che cavolo, ma adesso si è spostato qua giù, ma come ha fatto a decollare là in fondo in un secondo? Questi NPC non li guardi per un attimo, volano. Mi tocca fare certi viaggetti. Niente male. Ma non mi dire che si è spostato nuovamente. No, che okay, sta giù verso il ponte. Ponte? Sì. Guarda che bello il ponticello, tanta roba. Bella Toby. Tieni. Dacce la ricompensa. Ci hanno dato i goals. 160, non male. Più che altro in realtà uno lo fa per avere i punti relazione aumentati, perché poi sblocchi cose aggiuntive con gli omini. E c'è anche il romance, che ovviamente, se avete visto le puntate precedenti, lo faremo con Ginger per motivi sentimentali. Allora, dobbiamo andare al piano di sopra. Dice dopo la cosa sarà questa cosa dove eravamo passati l'altra volta, ma sicuro, vediamo un po'. Eh sì, eh sì, mi sa proprio di sì. Yes.
300 goals, ma sì, 300 goals su spicci ormai, spicci. Vediamo, ci sarà anche qualche mobetto qua magari. Ullala, questo già un po' più complesso come posto. Soprattutto, che materiale è questo? Iron, hai capito? Questo ci serve proprio a manetta. LED e iron, ullala. Però non c'è un tesorino di nessun tipo, eccole lì uno. Però andiamo giù da questo lato che ci serve l'iron. Che buono, minchia, l'iron. Mi pare vero. Alla fine vedete che nonostante io abbia skippato una marea di giorni di farm, comunque un pochino di farm nei video ci finisce sempre per forza. Soldier with scepter. Che è il soldato con lo scettro. Ce n'è una là in fondissimissimo. Andiamo verso questa. Quello che è? Oh, manganese! Manganese! Non so neanche a che serve, ma lo prendo tutto. Almeno per il momento non ho idea di cosa, di che utilità abbia, però sicuramente se è blu così servirà a qualcosa. Tutto manganese qua, fanta manganese tutto quanto, guarda lì. Minchia, di più ne voglio, di più di manganese, di più. Cos'è sta roba? Una racchetta, che ci si fa con la racchetta? Più 10 attacco. Simpatiche. Poi fatta con un tubo di ferro a random. Però vabbè, si può regalare quella, credo. La regaliamo poi a Ginger. Qua ho fatto una buca che non finisce più. Allora, caccia di te... però aspetta un po', questo che è? Manganese, no, questo qua è iron, infatti. C'era dell'altro. E non c'è... Ah, ok, c'era la parte buona. Tu non te credi che te salvi, eh? Ti prendo tutto. Lubrificante. Ah, reduce the wear on machines. A buffo, quindi che ci sta la durability sulle macchine. Che si spaccano se le lasci, se non ci metti il lub. Large Iron Bucket. Questo vediamo un po' di che si tratta. Metallic Bucket used to store water. Ma lo posso usare in qualche modo? Cioè si piazza? Vabbè, poi lo vediamo. Un'altra racchettina, altro regalo. Ok, guarda quanti. Abbiamo già fatto 49 di iron, che dovrebbe andare bene per fare qualche cosa. Simple circuits. Circuiti semplici. Washing machine. E trovi le lavatrici sotterrate, come in real proprio. Ok, you will receive bonus più 7 stamina. Vabbè, ovviamente questa la mettiamo in casa, naturalmente, per forza, nidissimo. 7 stamina. Sono ben 3 accettate in più al giorno. Tre accettate in più è una cifra.
chiami sfuggi. Ok, una valvola. E poi c'è dell'altro manganese, credo, qua. Ok, infatti, eccolo qua. Proprio sul fondo. Industrial Engine, special item. Ok. Per powerare macchine avanzate. In realtà avevo un engine piccolino che non ho ancora usato, quindi penso che non, almeno in questa fase del gioco, non abbia utilizzo. Però mi lascia pensare bene che poi si sviluppi parecchio in avanti il gioco, ci siano parecchie cose in più dopo. Un po' come Stardew Valley, insomma, che dopo tante ore riuscivi a sbloccare 6 milioni di robe diverse. Ah, Fireside alle 19, è vero. Maledizione. Maledizione, ci dobbiamo sbrigheggiare. Andiamo a prendere l'ultimo, va. Oh, bello così, prendiamo pure un po' di iron qua. E un po' di manganese. Se 18 e 30 ce la facciamo giusti giusti. Loots M e conferma. Andiamosene. Fa passare il tempo quando no. Non ti passa tempo. Ok, exit. Ah, andiamo a vedere che dicono. Avevano detto che era importantissimissimo, quindi non oso immaginare. Ah, però mi dovevo buttare dall'altro lato. Fudge. Dai che sono le 19:10. Veloce, veloce, veloce. Il tempo passa troppo veloce già in real. Figurati su sto giochino che è accelerato. Aiutissimo. Ma Gale sta qua. Chi è che lo fa l'annuncio? Eccoci. Good evening. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. First, let me talk and then we can all have pumpkin pie. Che dice, prima fatemi parlare e poi ci mangiamo la crostata di zucca. Ok, ci sono varie cose che vuole discutere. Grazie, vabbè, ad Alawin. Adesso abbiamo un ponte che ci porta ad Ember Island. I would advise people not to go into the cave just yet, as there are more unruly creatures inside. I plan on opening up the cave as a tourist attraction, eventually. Quindi dice non andate nella caverna che abbiamo visto prima, ancora per il momento, ma ho progetti di aprirla per i turisti più avanti. Che dice che adesso è abbastanza pericolosa. Addirittura dice che dall'ultima volta che ci siamo incontrati ha avuto abbastanza capitale che gli è stato dato per costruire 5 DD, che i DD sono quei camioncini che ce l'abbiamo, ci siamo passati vicino, quel camioncino che porta le persone, e per insomma completare il progetto del sistema di trasporto di Portia. To get them signed up on this project. Ok, quindi li dovremo costruire noi, i costruttori. Rapid expansion become a beacon of development in the free cities. Presley will go to announce the builders. Ok, vabbè, quindi adesso Presley dirà chi sono i costruttori che dovranno fare i DD. Sicuramente saremo noi, immagino. Ah, poi ci sono stati dei furti questa settimana. E dice che non verranno tollerati in questa città, e lo investigate, bla bla bla, insomma, beccheremo chi è stato. Us and Tass again. Ah, dice saranno stati Us and Tass di nuovo. Ma secondo me è stato Higgins con quel naso. They stole my... Ah, gli hanno rubato il suo libro preferito, se loro sarà rubato da solo. Ah, a Marta le hanno rubato il formaggio. A Todi un calzino. Ok, vabbè, Arlo farà insomma un'indagine a riguardo. Ed è tutto. Adesso andate a mangiare la pie.